Adesso Filippo, una domanda in perugino. Vai, ma quando ci arriveremo? Ci arriveremo presto. Guarda, adesso il 21 è Centino, quindi in un certo qual modo ci potremo vedere al cinema. Certo, voi altri non vedrete, io non vedrò voi altri perché sono sullo schermo, però il 21 è Centino di Placido, insomma, e quindi piano piano, poi io spero prima o poi di cominciare a fare anche delle cose attivamente a Ponte San Giovanni. Ho saputo che è stato preso un teatro anche qua, quindi magari aspettiamo quel teatro per ancora più, no? E poi sto scrivendo un film da girare a settembre a Ponteggiano, quindi speriamo di finirlo presto e di trovare un produttore così pazzo da darmi soldi per fare un film ambientato a St. John Bridge al settembre Ponteggiano. Allora, per i nostri amici telespettatori, perché noi siamo seguiti anche sul canale Sky 921, quando ci arriveremo significa quando ci rivediamo, vero Filippo? Sì, esatto. Ecco, sì. Allora Filo, perché faccio parte anch'io degli amici tuoi, un augurio veramente, un bocca al lupo di cuore per tutte queste tue bellissime esperienze, per questa tua vita così brillante. L'augurio di vederci presto veramente sempre in queste occasioni, in queste circostanze. Bello, ciao Freghi. Pura così. Ma anche Caccia del Diavolo era famosa, non per il diavolo, ma per Rezzon, per non parlare di Pompalcevo, che lì esisteva il Brooklyn. Abbiamo il sindaco della città di Perugia, Vladimiro Boccali. Sindaco, buonasera. Buonasera a tutti voi, allora, serata. Direi proprio di sì, dopo l'iscrizione all'Albo d'Oro della città di Perugia, Filippo Tini questa sera altro riconoscimento importante nella sua Ponte San Giovanni, perché lui è ponteggiano, l'Etrusco d'Oro. Filippo è una figura molto legata a questo territorio e soprattutto è una grande produzione della città di Perugia. Noi il 20 giugno abbiamo voluto iscrivere nell'Albo d'Oro, lui è la prima personalità che viene iscritta all'Albo d'Oro che ha più futuro davanti che passato alle spalle, perché ho voluto introdurre un elemento di innovazione anche in questo importante riconoscimento che è l'Albo d'Oro. L'altro fatto significativo è che intorno a lui si stringe un paese, si stringe una comunità. Devo dire che il lavoro della Proponte, della tutta l'associazione, tutti i volontari è straordinario. Ponte San Giovanni ha recuperato un senso di appartenenza, un'identità, questo mi sembra l'altro elemento significativo della serata. Sindaco, allora Perugia alla ribalta con personaggi importanti, Laura Chiatti, Filippo Tini, quindi dobbiamo anche vedere Perugia come una città al centro dell'attenzione e non solo. Perugia è una capitale europea della cultura, come abbiamo detto, e dunque l'enfatizzazione che abbiamo messo in campo di personalità del mondo della ricerca, della scienza, della cultura, dell'arte è nella nostra identità, e questa mi sembra la migliore rappresentazione che in questa comunità stiamo facendo. Grazie. Sta mamma per di Filippo. Tanto, non si può descrivere. Allora, Filippo è vestito da Lucumoni, ma tu lo sai che era Lucumoni, Filippo? Sì, lo so. Basta, ti prego, ho fame. Abbiamo il presidente della Proponte Etrusca, Antonello Pannerini. Allora, Antonello, una bellissima serata, tantissima gente, un riconoscimento molto importante. La consegna dell'Etrusco d'Oro a Filippo Tini. Mi fa piacere che venga apprezzata questa serata, perché la nostra intenzione era quella proprio di valorizzare un territorio che è sempre stato così alle spalle del capoluogo di provincia, di regione, e che quindi ha avuto poche occasioni di mettersi in mostra. Questa serata, che è l'epilogo della manifestazione che si svolge in settembre, Velimna, si è tenuta questa sera per gli impegni del premiato, di Filippo Tini, che merita tutto il nostro riconoscimento e proprio per i suoi impegni di lavoro ha protratto questa serata. La cornice è stata veramente interessante, anche il modo amichevole col quale Tini ci ha
accolto e ha partecipato a questo incontro ci riempie di soddisfazione, quindi dobbiamo dare un plauso a lui che non si dimentica del suo, del, del suo paese di origine, dei, dei suoi concittadini, e speriamo che di avere altre occasioni per premiare dei personaggi importanti con l'Etrusco d'Oro, che è quest'anno la sua prima edizione. Antonello, un riconoscimento dato a un figlio che ha reso lustro veramente alla nostra terra. Esattamente, esattamente, una persona che, come ha detto durante la serata, con la caparbietà che solo magari gli umbri, i perugini in particolare, possono esprimere, è riuscito a sfondare in un mondo molto difficile che vede tanti personaggi che poi riescono, non riescono sempre ad emergere. Quindi lui è stato veramente uno di quelli che è arrivato, ha fatto 100, ha sempre di più modo di farsi valere, e quindi ci dà solamente una, sempre di più una delle grosse soddisfazioni che noi siamo qui ad attendere ed aspettare di dargli ancora altri premi quando ce ne sarà l'occasione. Con il presidente della Proponte ed Insieme per Vivere, Fausto Cardinali. Allora Fausto, una serata veramente magnifica, tantissima gente, un riconoscimento importante a un etrusco, a un ponteggiano, Filippo Tini. Senz'altro è vero, senz'altro siamo orgogliosi di avere cittadini come questi. Siamo questa sera a completare la parata dei ponteggiani famosi, abbiamo anche il sindaco che, come tutti sapete, è nato a Ponte San Giovanni, e abbiamo anche il senatore Asciutti, che anche lui è nato a Collestrada, per cui tutti nel territorio, e noi siamo orgogliosi. Noi non è che vogliamo esaltare questi più piloti, vogliamo veramente far sì che tutta la comunità di Ponte San Giovanni sia mai grandi, perché c'è stato troppo tempo il frazionamento, troppo tempo il non conoscersi, troppo tempo che ognuno viaggiava per conto proprio. Con la Proponte, oltre che avere la manifestazione di Melina, facciamo tante altre cose, tutte cose che intende a amalgamare, a socializzare, perché con una popolazione eterogenea come Ponte San Giovanni c'è bisogno di tornare un po' al lavoro per il campanile. Speriamo che di essere nella strada giusta, noi ci lavoreremo, ma devo dire una cosa, che la Proponte è una bella famiglia, una famiglia di gente che veramente dà il cuore, e speriamo che sia così, speriamo anche sulle forze nuove che arriveranno, ma devo dire che abbiamo raggiunto dei risultati inesperati. E questo è un impegno non mio, ma di tutti. Siamo al termine della serata, che ha visto la partecipazione di numerosa gente, una serata conviviale, allegra. Consegna dell'Etrusco d'Oro a Filippo Tini. In un cielo stellato un'altra stella è caduta, un altro desiderio si è avverato. Filippo Tini premiato come migliore etrusco qui a Ponte San Giovanni. E con le riprese di Marcello Marri, rimontaggio da Ponte San Giovanni, per Non Solo Sport è tutto, Antonio Caravella.